Eccoci, benvenuti. Buongiorno, grazie. Allora, Grazie. vi ho visto, mi Felicissimo. permetto di dire, divertiti dietro le quinte mentre Martina Guarda, declamava le Stefano, mi vostre sfide. permetti subito di fare i complimenti a Martina? Beh, Veramente? a voi due perché avete parlavamo di ballo e quindi di questa complicità, siete straordinari. E poi la scheda che ha fatto Martina veramente me la sono goduta. Penso che per Katiuscia sia stata la stessa cosa. Me la ridevo proprio. Io vi vedevo dietro le quinte e dicevo: speriamo che Martina sia stata sufficientemente gentile nel raccontarvi, nel rappresentarvi, anche con questo Assolutamente gioco sì. di immagini. Allora, Martina, io direi, abbiamo fatto una bellissima scheda libro e autori in questo caso. Allora, come sapete, andiamo un po' a ruota libera intorno al libro. E allora la prima domanda che così mi sorge spontanea è: perché nel 2002, 2022 parlare di leadership? Cioè di leadership se ne parla da tempo immemore, e cosa sta cambiando in questo modello di leadership o nei modelli di leadership? O quali sono le esigenze nuove, rinnovate o evolutive che avete deciso di affrontare con un taglio che poi vediamo insieme, lo ragioniamo insieme, eccetera. Lascio, magari ve le alternate le risposte, lascio Per giocare a cavalleria voi. dovrei far partire Katiuscia, direi. Va bene, allora io parto, prendo sempre la palla al balzo, come si vede. Perché è cambiato un po' il modo di fare azienda? Perché ora le esigenze proprio delle organizzazioni cambiano in virtù di quella che sono stati anche questi 2 anni di pandemia, no? Ultimamente si è visto un fuggi-fuggi anche da tutte le aziende, stanno uscendo ricerche su ricerche. Perché? Perché le persone vogliono essere messe al centro e vogliono che chi li gestisce, cioè proprio chi li gestisce, faccia proprio questo, dia loro l'opportunità di far vedere quello che sono realmente, offra loro l'opportunità di mettersi in gioco e di giocare proprio le carte. E quindi c'è necessità di avere un leader che prima di tutto ascolta, ma ascolta davvero, non solo sente, ascolta quelli che sono i bisogni, le esigenze, le volontà, e che dia retta anche a quello che è il potenziale, perché una cosa che io ho imparato lavorando anche con Andrea e scrivendo questo libro è di circondarmi di persone che per alcuni aspetti sono migliori di me, perché io apprendo da chi è migliore di me. E quindi bisogna proprio che cambiamo, deve cambiare la mentalità. E diciamo che ancora gli imprenditori fanno un po' fatica a passare quella visione dall'io al noi, no? Perché tendono ancora a custodire come uno scrigno prezioso quelle che sono magari le competenze, le conoscenze, tendono a fare io. Invece, soprattutto le nuove generazioni si aspettano dei cambiamenti che saranno eclatanti per le aziende. Alcune sono pronte, alcune stanno arrivando, altre proprio non lo sono e si troveranno proprio in difficoltà, secondo me. Sì, aggiungo una battuta. Guarda, Stefano, tu prima hai avuto un lapsus sulla data, hai detto 2002. Dopo... L'hai corretto, questo mi fa un assist perché effettivamente un libro come questo nel 2002 non poteva uscire. Perché non poteva uscire? Perché già in 20 anni, proprio i modelli, come diceva Katiuscia, organizzativi, i modelli di leadership sono cambiati, assolutamente. Ma è normale che sia così perché è proprio un processo evolutivo. Noi parliamo proprio di evoluzione all'interno di questo libro. E di ispirazione, che è un termine molto legato anche alla vostra rubrica, cioè quello di attraverso questi racconti, di far capire che c'è un nuovo modo di fare impresa, di pensare all'impresa, dove la figura appunto centrale dell'imprenditore, in Veneto si utilizza sempre questo termine, il paron, non è così centralizzata, ma si ha una divisione molto più legata a suddividere responsabilità, c'è un tema di fiducia, c'è un tema di trascinare dentro una storia che ognuno possa sentire propria, che è quello dell'impresa. Grazie. Ma mi piace molto, Andrea e Katiuscia, questa metafora della montagna. Innanzitutto perché c'è una sorta di ispirazione alla natura e che forse dovremmo osservare molto di più. Dall'altra,
Sembra un po' paradossale perché avete detto fino a pochi secondi fa che c'è qualcosa che deve cambiare, che deve evolvere, eppure la montagna è qualcosa di molto imponente, rigido, statico. Riuscite un attimino, magari sempre spalleggiandovi, a trovare, a provare a spiegarla perché è molto bella. Allora, magari inizio io, poi lascio concludere a Catiuccia. Allora, la montagna è vero che tu dici è qualcosa di così grandioso e immobile, ma noi in montagna cosa andiamo a fare? Andiamo a fare movimento, cioè andiamo a mettere in movimento anche il pensiero. La montagna è proprio la metafora, penso, per eccellenza del senso della sfida, del mettersi in gioco. In alcuni casi anche di avere una visione dell'alto, che è fondamentale. Parlavo con degli imprenditori la settimana scorsa e mi dicevano che le aziende vivono di passato e di futuro, cioè non esiste il presente, proprio vanno contro la concezione zen del vivere il momento. Effettivamente è corretto perché vivono su quello che hanno fatto e in previsione di ciò che andranno a fare. E quindi il tema anche della montagna invece di fermarsi un attimo, capire il percorso che si è fatto, quindi guardarsi indietro e capire dove si vuole andare è un tema centrale, è un tema proprio legato alla leadership e dove si vuole accompagnare poi il gruppo di lavoro. Io aggiungo un pensiero più femminile, se volete, del fatto che quando tu vai in montagna, io tra l'altro sono reduce da un infortunio in montagna perché mi sono rotta il ginocchio sciando, quindi proprio sono qui che ogni tanto se vedete che faccio dei gesti strani è perché lo devo muovere. E, in realtà la montagna mi porta con i piedi per terra, paradossalmente. Quando io sono in cima e ho il vento e ho un panorama che è qualcosa di maestoso, mi fa capire in realtà quanto io sono piccola e mi fa sempre tornare con umiltà che se anche ho fatto dei passi da gigante, se anche cerco sempre di mi rimette un po' in connessione con quello che è il mio io profondo e mi permette la montagna di capire che ho tanta, tanta strada da fare ancora e di non sentirmi mai arrivata, ecco. E questo è un po' il senso che abbiamo poi voluto con tante storie e tante metafore raccontare attraverso il libro. Io provo a fare così, qualche anche digressione personale, definiamola così, intorno al concetto della leadership, intorno al concetto dell'organizzazione, del team, delle persone. Allora, io ho due aspetti così che non è una domanda, è una riflessione su cui appunto voglio poi anche avere le vostre riflessioni. Da un lato c'è una dimensione in cui è faticoso essere un leader gentile e coraggioso, cioè nel senso che c'è una messa in discussione quotidiana perché, come dire, l'apertura verso l'organizzazione, verso il team, verso le persone, la contaminazione continua delle visioni, delle conoscenze, e, come dire, da un lato ti costringe a metterti quotidianamente in gioco, in un ascolto proattivo, in un cambiamento continuo, primo aspetto. Secondo aspetto, c'è una fatica derivante dal fatto che il leader sempre più ha bisogno di essere molto carismatico e molto empatico con le persone, e tante volte l'imprenditore, se il leader è l'imprenditore, se la leadership è svolta dall'imprenditore, è sovraccaricato anche da tanti pensieri che spesso e volentieri non gli consentono di essere così aperto, sereno e accogliente. Per cui c'è questa dimensione che lui deve gestire per poter essere. Poi c'è un altro aspetto che voglio mettere sul tavolo insieme a voi. Per me oggi il concetto di leadership è una leadership distribuita, nel senso che tutte le persone all'interno dell'organizzazione esercitano una leadership nei confronti del proprio collaboratore, perché magari c'è un sistema organizzato con team, all'interno di ogni singolo lavoro, perché magari in alcuni casi io sono, come dire, un collaboratore del mio collaboratore, nel senso che in quella funzione lui ha bisogno di me per una determinata funzione, io rispondo ai suoi bisogni, perché in questo caso, per cui questo concetto di leadership gentile, per cui farsi anche portatori della leadership, per farla poi distribuirla, per poi riceverla di ritorno, credo che sia uno anche degli impegni che uno si deve assumere in qualità di imprenditore barra leader. Ecco, non è una domanda, chi mi conosce sa che ogni tanto parto con le mie lucubrazioni, però così volevo sentire i vostri commenti o aggiunte o riflessioni anche vostre. E vai tu, Katiuscia, vado Come io. vuoi?
Vai tu, stai parlando, vai tu, vai. Allora, sottoscrivo il tuo pensiero, Stefano, perché mi ritrovo anche sulla base, insomma, delle esperienze che vivo poi professionalmente. La leadership impegnativa, sì, assolutamente. Cioè, mettersi in ascolto, riuscire ad attivare le persone che ho a fianco a me è impegnativo, sì, ma credo che sia l'unica modalità. Che poi tante soddisfazioni, perché poi vivi la tua quotidianità lavorativa in maniera totalmente diversa, cioè non... certo, però credo che sia, appunto, non ci siano altre modalità, cioè o si fa così per crescere come persone, come professionisti, altrimenti si rischia di fare, sai, il buon compitino, ma è una cosa che poi rimane fine a se stessa. E l'altra cosa che dici, che c'è una leadership distribuita, assolutamente, è questa la direzione, al di là di nuovi modelli organizzativi. Adesso non vorrei addentrarmi solo su aspetti tecnicistici, ma è questo perché anche quando abbiamo pensato al libro, nel libro abbiamo messo team leader e sognatori. Perché team leader e sognatori? Perché effettivamente sì, c'è, e noi quando parliamo di leader pensiamo sempre al manager, all'imprenditore e quant'altro, ma ognuno, come dicevi tu Stefano, deve essere leader di se stesso, perché ognuno di noi, a prescindere dal lavoro che fa, dal settore, vive di relazioni, cioè dobbiamo relazionarci con gli altri. Quindi che sia solo, nel vostro caso siete un duo, prima nel momento del dialogo, in famiglia, in un piccolo gruppo di lavoro, comunque c'è la necessità di entrare in relazione. Quindi il tema della leadership non è un tema solo per chi deve, per il grande imprenditore, il manager che deve gestire grandi gruppi di lavoro, ma è un tema basilare a tutti, tant'è che si va sempre più nella direzione che poi anche ogni collaboratore, e lì c'è il cambio di passo. Utilizzando la metafora, in questo caso ciclistica, è quando si sale in montagna dove bisogna cambiare anche i rapporti, che i collaboratori devono anche cambiare mentalità, poi devono avere questa mentalità più imprenditoriale e sapere anche gestire i loro singoli, perché c'è una leadership che va dall'alto al basso, ma anche a latere. Vi è necessità, aggiungo, che all'interno dell'organizzazione, dei team di lavoro, di una squadra qualsiasi, ci sia proprio una leadership condivisa, dove cambia il self-commitment. Non c'è più, no, che ti arriva l'ordine dall'alto, ma la persona si deve sentire parte integrante del team, si deve sentire in squadra, deve sapere che se sbaglia viene presa per mano e aiutata a rialzarsi. L'errore, no? Il famoso, ancora oggi quando si parla hai sbagliato, in realtà il feedback deve essere un'opportunità di crescita condivisa, e quindi ti cambia proprio la prospettiva, perché mentre fino a poco tempo fa, diciamo, c'era il leader, cioè uno, adesso nelle organizzazioni si cercano tanti leader, perché le organizzazioni sono fatte di tante leader messe insieme che hanno una unica visione, che vogliono raggiungere un obiettivo condiviso. Il famoso, per usare un termine caro ad Andrea, il sentirsi parte di una storia comune. Bello. È fondamentale. Sì, sì, ma guarda, aggiungo questa ultima cosa qua, perché andiamo veramente poi nella profondità delle motivazioni, cioè cos'è che ci spinge la mattina ad alzarci e andare a fare il nostro lavoro. E da qua poi si aprirebbe tutto uno scenario abbastanza impegnativo, insomma. Ognuno deve trovare la propria risposta, ecco. Esatto. Allora, io faccio finta adesso di fare la donna pragmatica, no? C'è bisogno. Segniamoci questo momento. Esatto. No, anche perché mi stanno venendo in mente tantissime domande, ma più che altro delle parole, degli spunti di riflessione. Però vorrei un attimino, anche in base proprio alle chiacchierate che noi facciamo pre, Katiuscia mi ha detto, perché le persone sono cuore e carne, no? Mi ha detto, però effettivamente poi, parlando di leader, parlando di team, parlando di giornate lavorative, come un'organizzazione può valorizzare
il cuore pulsante di se stessa, cioè nel concreto, magari prima Katiuscia l'ha detto, cioè il sentirsi parte, no? Il fatto di trascinarle, coinvolgerle in qualcosa, far capire loro che sono dei tasselli importanti. E ma guarda, le aziende oggi hanno un'opportunità proprio infinita, se vogliamo, di casi pratici che fanno sentire le persone dell'organizzazione proprio come un tutt'uno. Banalmente, la gestione dei compleanni, una bacheca dei compleanni, dove tu arrivi in azienda il giorno che tu sia la persona che si occupa, passatemi il termine, della funzione in produzione piuttosto che dell'ufficio, ok? Venir valorizzato il giorno del tuo compleanno, che ancora oggi passa in sordina, piuttosto che le nascite dei bambini in azienda. Io ho detto in un evento che la mia azienda ogni anno fa un regalo a tutti i nati dell'azienda stessa, no? Regala un asciugamanino con il nome scritto a mano del bambino o della bambina. Ed è un piccolo gesto, se vogliamo, che però ti fa sentire parte di qualcosa di più grande. Il caffè condiviso, una brioche, una chiacchiera, il famoso ti vedo, no? Che Andrea adesso riderà, no? Che è entrato, è diventato un po' il mood di questo libro, perché in un'altra intervista si parlava del film, sempre detto da Andrea, di Avatar, no? Di quando questi non umani si trovavano e usavano la parola io ti vedo, ecco, il vedere le persone, il vedere che oltre alla mansione c'è tutta una vita dietro. E quindi le organizzazioni con poco, paradossalmente, possono fare tanto, perché abbiamo visto che chi va a lavorare, per usare quello che ha detto prima Andrea, felici, ci si alza la mattina e si va al lavoro felice, poi la produzione, sia essa effettiva, manufatturiera, che negli uffici, è elevatissima. Quando il clima all'interno di un'organizzazione è sereno e positivo, ci si va più volentieri e si produce effettivamente di più, e lo si percepisce. Sì, aggiungo Martina una cosa, adesso noi non stiamo disegnando l'impresa ideale, cioè non stiamo parlando di sogni, infatti mi fa piacere che tu ci riporti a terra con pragmatismo. Perché? Perché naturalmente poi le organizzazioni vivono anche di queste tensioni quotidiane, legate all'operatività, legate al raggiungimento di obiettivi e quant'altro, però quello che almeno abbiamo cercato anche attraverso questo libro è quello di andare oltre, cioè il tema che dici tu è dato da quello che giustamente anche Katiuscia dice, con piccoli dettagli, piccole azioni si possono fare. Io aggiungo, è anche un tema di cambiamento culturale che deve avvenire all'interno delle imprese, che non lo puoi fare dall'oggi al domani, ma inizia anche con delle buone pratiche. Un tema culturale dove è fondamentale attivare, perché quello che dovrebbe poi avere il ruolo del manager, attivare le potenzialità di ognuno dei suoi collaboratori. E c'è un altro elemento fondamentale, che poi deve esserci la coerenza, cioè nel senso che quando si dichiara qualcosa poi deve esserci anche i fatti che corrispondenti a questo, altrimenti rimangono solo buone parole, e con le buone parole si fa fatica poi ad andare avanti, ecco. Guarda, adesso arriviamo al libro, perché sennò altrimenti stiamo parlando del libro comunque. No, certo, ma chiaro, scherzo. Allora, ci sono due o tre punti che volevo così evidenziare con voi. A me piace sempre guardare un po' la ratio di costruzione dei percorsi che si svolgono all'interno di un libro. Voi avete diviso sostanzialmente questo concetto di leadership gentile in quattro aree. Esatto, il libro è quello, ce l'ho anch'io, cioè sembra così, ma sono preparato. L'unica che è sprovvista è Martina. Sto dicendo, avete diviso sostanzialmente in quattro macro aree come andare a creare un percorso di senso, intendo il concetto di leadership gentile, che è visione, comunicazione, emozione e relazione. All'interno, diciamo, di queste quattro aree avete individuato delle persone che potessero raccontare qualcosa. Al termine di ognuna di queste aree c'è una parte vostra di sintesi, per cui un riassunto che mette insieme i puntini che avete raccolto grazie alle interviste, e poi c'è anche uno spazio per andare a prendere delle note personali, per andare a rappresentare, a raccontare a se stessi, mi verrebbe da dire, quanto è appreso e come è unito i puntini in maniera diversa. Allora,
Molto bello, volevo capire a un punto questi quattro percorsi di senso all'interno dell'analisi sentire, punto numero uno. Punto numero due, mi interessava capire la ratio per cui eravate arrivati a dividerla così e soprattutto perché avete intervistato queste 10-12 persone o quelle che sono, non mi ricordo, e come dire, se è stata una ricostruzione a posteriori, no? Per cui l'avete intervistata e poi l'avete posizionata nelle aree e poi mi aveva incuriosito in maniera particolare che nella parte emozione, ma poi l'ho capito grazie alla scheda con Martina, che il mondo della musica è una passione, per cui nella parte emozione avete raccolto interviste nel mondo musicale, per cui c'è un focus particolare. Ecco, vi ho fatto una domanda che è talmente ampia che adesso possiamo prendere un caffè e stare qua una mezz'oretta ad Strano, ma strano. Ma di solito non sono così, molto lacrimitano, direi. Vai, Katusha. Allora, Stefano, vado un po' a ritroso, se mi perdo Sì, delle cose tu no, vai tranquilla, ma chiedimi. era Allora, giusto le per. quattro macro aree sono nate dal fatto che noi volevamo proprio dare un senso coordinato del perché abbiamo scritto anche questo libro, perché noi siamo partiti da una visione, cioè che era poi un po' il nostro sogno, mio e di Andrea, e abbiamo ragionato che cos'è visione? È vedere quel qualcosa che ancora non c'è. Ok? E chi è che ha la visione di qualcosa che ancora non c'è? Solitamente ce li hanno gli imprenditori. E quindi nella sezione degli imprenditori noi siamo andati ad individuare tre figure paradossalmente diverse, differenti, con storie diametralmente anche opposte, ma se si leggono con attenzione noterete che hanno delle similitudini e affinità molto, molto particolari. La visione, che quindi rappresenta un po' il sogno, senza una comunicazione fatta con il cuore, ok? Una comunicazione centrata e rivolta all'altro di quello che si vuole realizzare non va da nessuna parte, anche perché, come ci dice la nostra mitica Anna Prandoni, che c'è nel nostro libro, ti dice: i sogni sono belli, ma senza i file Excel, che sono meno belli, tu quei sogni non li realizzi. Ok? Se mettiamo insieme la visione e la comunicazione, perché il tutto sia efficace, di cosa si ha bisogno, di cosa siamo fatti noi? Di emozioni. Dobbiamo andare a toccare l'anima, dobbiamo andare a toccare quello che è il nostro io più profondo. E se tu metti insieme visione, comunicazione ed emozioni, vai a costruire uno zoccolo che forse è il più importante in assoluto, che è quello della relazione, che può essere una relazione all'interno di un'organizzazione, una relazione sentimentale, una relazione familiare, cioè la relazione tout court proprio nel suo insieme definito. E qui abbiamo messo appunto delle persone un pochino differenti. Vai, Andrea. Sì, allora, no, e questo era fondamentale perché in queste quattro sezioni, appunto, poi risulta anche la chiave di lettura del libro, perché comunque sono quattro aree che sono tutte interconnesse, cioè ognuna è la chiave d'accesso per la fase successiva. E poi, come abbiamo, se non ricordo male la tua domanda, La Stefano, ratio per cui avete scelto Sì, alcune figure allora, come attori. la scelta è stata lì, è stato anche un momento molto bello e divertente perché siamo partiti da due liste, cioè ognuno ha fatto il suo album di figurine, vorrei questo, questo e questo, e ci siamo confrontati, tra le altre cose abbiamo visto che poi in queste liste alcuni nomi coincidevano, quindi Combaciamo. perfetto, quindi da lì non c'era nessun problema e diciamo che abbiamo selezionato delle persone che alcune le conoscevamo, altre per quanto mi riguarda, ma anche perché tu sono state delle piacevolissime sorprese, però che avessero un qualcosa che potessero portare la propria testimonianza proprio da angolazioni diverse. E quindi questo secondo me era poi mi auguro sia stato il valore aggiunto di questo libro, cioè portare delle storie che veramente sono diverse tra loro perché c'è un vissuto e c'erano delle professionalità differenti che però dopo effettivamente, come diceva Katiuscia prima, leggendole si capisce che c'è comunque questo fil rouge collegato, insomma. E scusami, un'ultima cosa che ci tengo perché mi è venuto in mente, sto parlando della struttura Certo. del libro, devo dire che qua credo
di farmi portavoce anche di CatuShare, dobbiamo anche ringraziare la nostra straordinaria editor, che è Misa Giuliani, che cito, perché lei, con lei insomma c'è sempre un'ottima affinità, ed è quella che poi ci ha permesso anche di dare concretezza, dare quel pragmatismo al libro in maniera tale che fosse qualcosa di ispirazionale, ma poi che ci fosse una messa a terra di alcuni concetti che venivano espressi dagli intervistati. Allora, poi lascio chiudere a Martina con un po' una sua sintesi o quello che vorrà, una sua affermazione, come dire, lasciamo a lei dare il significato di questo incontro insieme. Vi faccio una domanda che ha lo scopo non tanto quanto di fare le classifiche, perché non siamo qua a fare le classifiche, però se posso dirvi, la persona che più mi ha emozionato tra quelle che voi avete intervistato, che non significa migliore o peggiore, ma semplicemente per come vi ha raccontato, per come si è rappresentato, mi piace molto pensare, almeno a me è capitato più di un'occasione in cui intervistando una persona mi si è emozionato, ascoltando le parole, eccetera. Per cui vorrei chiudere sul tema dell'emozione, che per me è molto bello. Allora, qua ride Catiuscia, perché sa che io di solito a questa domanda non rispondo mai. Però oggi, no, oggi non puoi esimerti. Si defila sempre, Stefano, si defila sempre. No, ma oggi rispondo. Allora, rispondo nel senso che mi aggancio alla domanda che avevi fatto prima. Com'è che abbiamo selezionato le persone? Perché intanto volevamo divertirci e volevamo emozionarci. Quindi sono state tutte scelte che andavano in questa direzione. E devo dire che ognuno poi è stato un portatore di uno scrigno di emozioni non indifferenti per noi, che era la prima parte poi di quello che volevamo realizzare. E oggi, a differenza di altre interviste, ne cito una. Perché ne cito una? Perché è stata una persona che non conoscevo, e peccato che non ci sia registrato. L'abbiamo fatta questa video intervista purtroppo in maniera digitale, come stiamo facendo adesso, e non dal vivo, ma se ci fosse uno screenshot di quella... di quel momento dell'intervista che abbiamo fatto, si vedrebbe proprio il mio sorriso e il mio sguardo molto, molto compiaciuto, che è il maestro Giorgio Fabbri, che questo me l'ha fatto conoscere appunto Catiuscia. Sarà che appunto è un maestro, quindi c'è il tema della musica, a me è particolarmente caro, sarà la sua capacità straordinaria di condividere concetti e pensieri, però per me è stato un bellissimo momento proprio di condivisione. Quindi è stato la migliore, no, perché ognuno poi... No. Però per me, ecco, è stata una scoperta, e quindi... Esatto. Guardate, vi posso garantire... È proprio la scoperta. Che durante l'intervista, durata quasi 2 ore, perché è stata abbastanza intensa ed emozionante, Andrea aveva questo sorriso perenne, come adesso, ogni cosa lui aveva questo sorriso, quindi 2 ore ho detto avrai i muscoli della mandibola bloccati questa sera, io non lo so, proprio era contentissimo e per quanto mi riguarda in realtà io ne ho tante, perché devo dire che tutte, adesso lo so, sembra scontato, ma ciascuno di loro, ciascuno intervistato, intervistata, mi ha toccato un po' nel profondo, anche con delle piccole cose, però mi è entrata un po', proprio come dire, nell'anima. È per questo che poi magari quando l'ho scritto io ci ho messo tanto cuore, ecco, perché al di là delle parti pragmatiche che ho potuto tirar fuori ed estrapolare da ciascuno di loro, mi sono piaciute proprio le persone, le scoperte, ecco. Se devo dire, ne ho due, posso dirne due io, Stefano? Sì, certo, no, anche una me. Che rimane nel mio cuore, che ho già citato, e che è Anna Prandoni. È una donna straordinaria, davvero, e quel suo ci stanno spegnendo la luce, mi ha riportato anche a dei momenti di difficoltà personale importanti, no? Perché in quel momento dove tu sei lì per lì, vicino, tra virgolette, alla morte, ti rendi conto di tante cose futili che magari hai, cioè sulle quali perdi tempo, perché poi dal momento in cui lei ci ha raccontato questo espediente, vero Andrea, è cambiata totalmente l'intervista, perché siamo diventati tutti più umani, perché abbiamo riflettuto di più sulle cose che davvero servono, perché tante volte noi ci riempiamo la bocca di la salute è tutto, dobbiamo stare più con la famiglia, dobbiamo dedicare più tempo ai nostri cari, poi in realtà così non è.
o magari ci perdiamo dei pezzetti per strada. Ecco, lei mi ha un po' riportato in quella dimensione lì, no? Nel dire che tutto può finire in un click e magari riteniamocelo a mente. E un'altra bellissima scoperta, che in realtà è una persona molto social, se volete, ed è Sebastiano Zanolli. Io lo conosco come formatore, ho partecipato a delle cose e l'ho sempre visto molto, molto dall'esterno, passatemi il termine, no? Dalla persona, dal professionista eccezionale, però poi in realtà quando si è messo a nudo ha detto delle cose che ho detto, ma guarda un po' cosa c'è dietro questo Sebastiano Zanolli. E quindi è stata forse la piacevole sorpresa tra tutti. E poi in realtà ce ne sarebbero di aneddoti. Alessandro Di Massa, no? Che quando siamo arrivati abbiamo aperto il vaso di Pandora, secondo me, con e poi alla fine siamo finiti con un sorriso straordinario, perché ha un sorriso bellissimo che anche se l'ha nascosto dalla mascherina, poi quando ci siamo messi a mangiare, a bere insieme, l'ha tolto e quindi si sono sciolti, no? Ha lasciato anche lui aperto un po', si è un po' mollato, ecco. Quindi il vedere che durante l'intervista tutti arrivano un po' impettiti e poi piano piano si lasciano andare, ecco. Stefano, tu giustamente hai detto abbiamo aperto il vaso di Pandora, sì, perché allora per ognuno potremmo raccontarvi dei momenti che in parte abbiamo messo su carta e in parte ci teniamo noi, perché ci sono stati dei momenti insomma molto, molto impattanti, perché poi è stato anche il bello di questo viaggio che ho fatto insieme a Katiuscia. Immagino. Martina, adesso hai tu questo compito, molto grato direi, non ingrato, di accompagnarci verso la sigla. Allora, mi piace avere questo onore, perché ripercorrendo sulle vostre ultime parole tutto quello che ci siamo detti prima, abbiamo fatto davvero un viaggio in montagna, no? Dipende o dalla cima o dalla base. Insomma, un po' come volete voi, come vogliono le persone che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno. Siamo partiti da una metafora e siamo arrivati a una parte centrale e molto concreta in realtà di questo tema della leadership, perché la capacità di visione, la capacità di comunicazione, la capacità di relazione attraverso l'empatia e la valorizzazione delle persone sono delle skill fondamentali che, montagna o no, un leader deve assolutamente avere. E quindi attraverso delle storie molto umane si può ricostruire una figura di leader sempre molto umana, ma che è sempre più necessaria all'interno delle organizzazioni. Quindi mi è piaciuto questo viaggio dalla metafora alla concretezza. Per cui a questo punto, se come dire, uno leggerà il libro e diventerà un leader migliore, o in alternativa probabilmente intraprenderà qualche avventura in montagna. Vi ringrazio. Presto. Grazie Stefano per avermi invitato. Un abbraccio a tutti, ciao. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao Stefano. Ciao.